Buongiorno ragazzi, oggi è il 14 giugno, sono sempre Luigi a CrossFit Lambrate. Oggi abbiamo un bel lavoretto da fare, c'è tanta pesistica, quindi un bel complex a bilanciere non troppo pesante, poi un conditioning stuzzicante con un po' di vogatore e ancora il bilanciere. Per scaldare la prima parte, solitamente noi facciamo fare i nostri trainer, però su questa cosa mi divertirei a far fare del Junkyard Dog, il bel giochino dove ci sono le coppie di signori che si saltano uno sull'altro, il ponte sotto, insomma andate a cercarlo su YouTube, è molto interessante. Dopodiché, fatti fare un po' di giri di Junkyard, farei fare il Burner Warm Up, che per noi crossfitter dovrebbe essere quasi un must, quindi un po' come l'Ave Maria. Fatto questo, ci focalizziamo sull'esecuzione rapida del complex, ma sempre con una grande attenzione alla tecnica, perché lo snatch è un movimento piuttosto complesso, non è mai a posto, ma ogni volta che lo si può allenare va migliorato quel tanto che basta. In questo caso il complex va eseguito più o meno alla metà del nostro massimale di strappo in piedi, quindi sempre del nostro power snatch. Dopodiché, questo è il nostro massimale di snatch, mentre dobbiamo fare quindi due tirate basse, poi un hang snatch, quindi la sospensione alta, due snatch balance, quindi barra sulle spalle si va poi a cadere in incastro, e di nuovo un hang snatch. Non essendoci un'ulteriore specifica, io direi che interpretiamo come squat snatch, quindi l'esecuzione più complessa possibile. Questo ci aiuta appunto a migliorare l'esecuzione di questo gesto e, dato il carico basso, dobbiamo assolutamente concentrarci sull'esecuzione rapida di questo gesto, non tanto nel passaggio tra uno e l'altro quanto proprio nell'esecuzione dello snatch di per sé. A questo punto direi che lo strappo l'abbiamo abbastanza riscaldato, quindi diciamo che la seconda parte del nostro workout è pronta per essere eseguita, anche perché utilizziamo carichi veramente bassi. Nel caso degli intermedi e degli RX abbiamo un carico da 35 kg per i ragazzi e 20 per le ragazze, mentre per i newbie si parla della barra vuota o eventualmente un bilanciere tecnico con delle plate tecniche che consentano comunque di tenere il bilanciere all'altezza corretta, che sarà poi comodo quando useremo il bilanciere normale. Quindi il conditioning, ricapitoliamolo, è un 3 round for time, 40 calorie per i ragazzi e 32 calorie per le ragazze al vogatore, e poi 25 power snatch, di nuovo 35 kg per i ragazzi e per le ragazze nel caso degli RX e degli intermedi, e poi 20-15, quindi barra vuota sostanzialmente per i newbie. Qui c'è da stare attenti soprattutto al numero di ripetizioni, qui si vedrà la differenza fra gli RX e gli intermedi. Gli intermedi probabilmente spezzeranno un pochino di più l'esecuzione di questa parte del workout, mentre sul vogatore probabilmente chi più ne ha più ne mette, anche se bisogna pensare che poi le gambe ci servono anche per fare tante ripetizioni, sono 75 alla fine, quindi va spiegato bene questo ai ragazzi, che quindi non si ammazzino sulla parte del remorgometro, ma devono mantenere una batteria piuttosto carica per fare poi tanti strappi poi dopo. E fatto questo, come sempre è utile fare una sessione di cool down più o meno rapida a seconda del tempo che rimane. Io stimo che possano rimanere da 5-10 minuti, per cui di nuovo possiamo rimanere ancora sul vogatore e fare una sessione di 500-750 metri a ritmo veramente blando, in modo tale da sciogliere un pochino la tensione accumulata nell'esecuzione del workout, poi un po' di allungamento post allenamento e di nuovo punteggi la lavagna e tutti quanti a casa. Il lavoro di oggi è veramente carino e vi divertirete. Bravi!